brought into your emergency room. He is unconscious.
Livello di C, ok, suona. And then the B, because we are ventilating him, let's see if something is improving. Ok. Could we have I feel the central pulse, a weak peripheral. Ok. Stop. Ha detto che non me lo dava. Non mi dava esatto. Raga, quello lì è. La pressione non riusciamo a prenderla. Non prende la saturazione, li metto intanto
maschera semplice. E la glicemia com'è? Ossigeno e maschera semplice, 6 litri minuti. Glicemia? Is 70 mg per decilitro. Ok. E pupille, iso. Pupille. Perfetto. La cute abbiamo, diciamo, altre lesioni oltre a quelle delle... Yes, modeled everywhere. Ok. Allora, chiamiamo anche il chirurgo. Sì. Avvertiamo anche il chirurgo e avvertiamo la sala operatoria, diciamo che è necessario controllare che c'è qualcos'altro. Che si è arrivato a sala. La sacca è disponibile di sangue. Abbiamo chiesto un zero negativo. Zero negativo. Two minutes. Perfetto. Nel frattempo si può raccogliere l'analisi, se puoi vedere. Ragazzi, nel frattempo io ho un paziente, quindi gli aerei. Gli aerei? Sempre fermi e mantenuti? Di sopra? Open. Open. Ok. Che secondo step, raga, la lumina. Se non arriva il sangue, abbiamo quella lumina aperta. Sì. La frequenza respiratoria è 35. Perfetto. Abbiamo delle informazioni da Lega, gli esami del sangue che abbiamo fatto? Il toracico sembra sempre buono. 5 minuti, ok. Il polso centrale c'è, no. Quello periferico flebo non c'è. Cerebrale debole. Tempo di refill sempre 5. E il polo sta ancora andando, quello che sentiamo. No, libero. Ok. Ma il sanguinamento è ancora buono. Cioè, tutto vicino. Facciamo il Pranex, 15 mg per chilo, il bambino pesa 18 kg, se c'è puoi preparare quindi il Pranex a 270 mg, lo puoi infondere, grazie. Intanto, nel frattempo continuiamo la nostra rivalutazione, quindi abbiamo sempre al monitor, non abbiamo informazioni sulla pressione. La pressione sta provando a misurarlo. Perfetto, il ritmo è sempre regolare, non abbiamo... Il polso com'è? Ok, somministrato il Pranex 200. Ragazzi, controlliamo continuamente il polso, perché se tanto il polso dobbiamo iniziare la rianimazione. Però l'abbiamo riscaldato. Il polso è presente? Ok, com'è? La temperatura quant'è? La pressione è ancora 60 su 44. Ok, quindi siamo di fronte a un ipotensivo spinto. E la causa l'abbiamo capita qual è? Dobbiamo dare le sempre di sangue. Ok, la temperatura quindi non funziona. Tempo. Neanche la saturazione. 35. Ok. Allora possiamo riscaldare il Il Tranex non ha funzionato, continua a sanguinare, a perdere sangue. Allora, possiamo fare anche un po' di adrenalina sulla ferita topica. Quindi possiamo fare un po' di adrenalina topica, visto che il Tranex non ha funzionato. Vediamo se un pochettino ci aiuta a fermare il sanguinamento. Le sacche sono arrivate, oppure le stiamo aspettando, zero negative. Ok, ragazzi, montate subito il sangue, 10 ml per chilo, il paziente pesa, abbiamo detto, 18 kg, facciamo 180 ml di sangue, e al secondo accesso, nell'altro accesso, quindi un altro accesso, e da uno va il polo e dall'altro va il sangue, ok? No. Non ce l'ha fatta prima. Sorry. L'accesso non l'avete preso. Ok. Fallo su quello. Ho attaccato la sacca di sangue e anche l'adrenalina a livello locale. Sì. Quanto è sospeso il polso e sangue? Sì. Preparati per mettere un'intraossa. Brava, preparati per fare anche un'intraossa, visto che la situazione è critica, così facciamo il polso. Non sulla gamba tagliata, ovviamente, sull'altra gamba. L'altra gamba. La gamba e la destra tagliata, no? Nel frattempo il chirurgo, la sala operatoria, tutto il dottor Mercedes, sono assolutamente perfetto. Ok, ho messo l'intraossea. Ok, chiamiamo anche il rianimatore. Sì, sì, attacco fuori nell'intraossea. Perfetto, sì, ottimo. Nel boro va nell'intraossea e il sangue si ritiene. Ok, attaccato fluidi. Ok, rivalutiamo, facciamo un'altra rivalutazione del paziente, ragazzi. Allora, le diarie sono sempre belle mantenibili. Ok, il torace abbiamo sempre la stessa situazione di prima, sempre pulito. Ok, ottimo. I polsi come sono? Rivalutiamo i polsi, ragazzi.
sia periferici sia centrali. Centrali, tangente, periferico. No, periferico, centrale, presente. Tempo di refill. Ok, il tempo di refill si mantiene. C'è un polso centrale debole comunque. Polso centrale debole, ok. Ragazzi, sempre 5 segni di precarico, liver enlarged. Last liver enlarged, enlarged liver. Can I hear lungs rumors? Yes. Ok, la saturazione di la saturazione di at the bottom of the metto una maschera non breathing visto che si sta in... metti una maschera non breathing 10 per rumori patologici alle basi cambio presidio metto una maschera non breathing no niente rumori patologici cambiato presidio metto una maschera non breathing a 10 il bonus ci sta aiutando mettiamo un colloide cioè mettiamo un'albumina al 5% e 20 mg/kg dall'intraossea, quindi cambiamo, togliamo la fisiologica, mettiamo un'albumina al 5% e continuiamo con l'infusione del sangue. Lo vogliamo riscaldare un pochino col telino? No, okay, perfetto. Sì, per riscaldarlo la temperatura resta 35, riscaldiamo in realtà la soluzione che stiamo infondendo. Esatto, quindi riscaldiamo anche la soluzione e mettiamo un telino. Mentre comprimiamo le prime. Metti il telino, ok, ho attaccato la reazione di albumina. No, la stessa cosa. Si sente il polso. Centrale, debole e presente. Ok, perfetto. Rivalutazione delle ferite. La ferita continua a essere abbondantemente, cioè perde in maniera abbondante. Ci serve il chirurgo, ragazzi. Dobbiamo cercare di fermare questo sanguinamento. Quindi insisti a fare il chirurgo. In un minuto arriva. Perfetto, ragazzi, in un minuto arriva il chirurgo e facciamogli trovare diciamo, tutto pronto. Il plasma si può considerare. Sì, sì, assolutamente. Richiediamo anche il plasma. Sì, sì, richiediamo anche il plasma. Appena è disponibile lo abbiamo anche il plasma. Okay. Facciamo una rivalutazione ragazzi, allora l'abbiamo fatto il sample. Abbiamo un ragazzo che viene con un bambino che viene con uno shock di tipo ipotensivo scompensato, cioè uno shock ipotensivo, che abbiamo trattato con un volo prima di fisiologica e non è stato sufficiente, per cui abbiamo messo anche un colloide. Nel frattempo abbiamo iniziato anche del sangue, perché effettivamente abbiamo visto delle ingenti perdite di sangue a livello della gamba, soprattutto per cui sospettiamo anche una anemia e che lo shock ipotensivo sia da perdita ematica. Abbiamo contattato il rianimatore, abbiamo contattato il chirurgo, abbiamo contattato il trasfusionale, stiamo aspettando il plasma. Siete tutti d'accordo? Avete altre idee? Allora, okay. La pressione è sempre 62. Fede ai farmaci, Moreno al nome, portabile di aereo, Sofia.
tutti alle compressioni, io sono il leader e la scena è sicura. In questo momento il bambino risponde allo stimoli, prova Morena, stimolato, se risponde, non risponde. C'è il polso, senti se c'è il polso centrale. No, polso centrale non periferico. Ok, abbiamo fatto. C'è il polso. Non c'è polso centrale, prendiamo la palla e diciamo. Io prendo il tro, faccio Omega, faccio anche i tossici. Appena ci siamo, diciamo le compressioni, quindi su due e le metto. Quanto pietra okay. Bambino? Attacca il monitor. Ok. Fede, senti se, senti se al momento delle ventilazioni l'aria entra lateralmente. E, ok. 15, 20. Appena abbiamo il monitor che segna, prendiamo, interrompiamo. L'aria entra mentre entra. Ok, perfetto. Abbiamo il monitor pronto? Sì. Allora interrompiamo per guardare il ritmo. Analisi del ritmo. Ok. È un arresto cardiaco da assistoria, quindi nell'accesso prepara l'adrenalina. Peso. Weight. Peso 17 kg. 15, 20, 20. Ok, c'è la prima. Morena intanto controlla le pupille. Sì. 14, 15, 20. Abbiamo preso prima. Come sono le pupille? Normale. Abbiamo una glicemia. 15, 20, 20. Com'è? L'adrenalina l'abbiamo fatta? La sto facendo 0,17 di adrenalina, fatta adesso. Milligrammi. 15 milligrammi. Ok. E, sul corpo ci sono segni particolari, vediamo cose strane. 14, 15. Temperatura corporea? 20. Un minuto per arrivare al 30. 35. Ok. La luce sole? E le pupille però sono come sono miotiche o sono normali? Ok, però sono richiediamo. Le pupille sono sempre. Sono larghe. Ok, sono larghe. Mi riesco. Chiamiamo il centro. Sì, cambia di software, cambia il monitor. Ok, sempre assistoria. Riprendiamo le compressioni. Infatti manca la terra. Vede, visto che è un'assistoria, fai anche un volo. Ci sono segni di precarico, fegato, giugulari. Quanto c'è? Allora fai anche. Prendo un altro accesso. Ok, ok. Fai 10 ml per chilo al volo di chiuselo. Non è riuscita. L'altro accesso non ci va. Ok, poi abbiamo l'intraossia che è disponibile, quindi facciamo il tappeto 10 ml rapido, 10 ml chilo rapido. 170 ml di SF rapide, 5 minuti dallo stesso accesso. Allora faccio. Allora, non cambia niente. Ok, prima del conto manca di lavare la postazione? No, l'abbiamo appena fatta, allora. Vogliamo ricapitolare un attimo? Esatto, ragazzi, siamo davanti ad un arresto cardiaco in assistoria, un bambino che... assunto verosimilmente dei farmaci. Abbiamo già dato lega ai tossici, per quanto riguarda le cause di arresto cardiaco, l'eventuale embolia, l'abbiamo già fatto un volo. La chimia va bene, lega ancora non è disponibile, non sappiamo di acidosi di elettroliti. Ipossialo stiamo ventilando. Ipossialo stiamo ventilando adeguatamente. Vieni lega? No. Quanto manca l'adrenalina? Ok, prepara l'adrenalina. Qual è la temperatura? No, a 35 gradi. Ok, ma abbiamo... Per ora sotto controllo vai a fare il stand. Sentiamo le cause. Allora, abbiamo per la sovrattesa, si espandeva durante la presentazione. Sì, non è il tempo dell'adrenalina. Quindi io vi faccio 0,17. Ok, per i milligrammi di adrenalina, seguito dal flash rapido. Per tamponamento trombosi polmonare e coronarica, però semplicemente no. Per il tamponamento cardiaco intanto chiamiamo per un... Tanto finché non è... Chiama l'animatore, esatto. E per i tossici, cioè per la mia vita, si potrebbe essere anche se si da la cocaina, e possiamo parlare con il fumato? Non si sente niente. Ok. Non si sente nulla. Ok, possiamo rivoltare il ritmo.
Ok, interrompiamo, ricordiamo il ritmo. Sempre la sistoria. Cioè, vi volete scambiare Sofia e Morena? Ok, riprendiamo le compressioni. E raga, i tossici che possono fare? 15, 15. I tossici abbiamo già parlato, sì. Però per la mitria si può essere cocaina o può essere... Ok, ce l'hai che già dosato del fumante lì. Intanto abbiamo avvisato. Sì, alla prossima rivalutazione Claudia eventualmente metti la maschera alla Lisa per una migliore gestione delle vie aeree. 14, 15. Il rianimatore l'abbiamo chiamato. Sì, allungate la maschera. Ci sono segni di precarico, vediamo qualcosa, visto che abbiamo fatto il volo, no. Voi. Il filmato ne abbiamo fatto. Chiamiamo il centro antiveleni. Ok, chiamiamo il centro antiveleni se ci può aiutare. Ah, ok. Lega sempre ancora non è arrivato. Ok. 14, 15. Non c'è la rivalutazione. Potremmo fare un altro lato per aiutare il circolo, sempre di gemelle, esatto, di precarico non ce ne sono, quindi possiamo farlo. Faccio un secondo volo di 10 ml FR, 10 ml chilo, ok, interrompiamo le compressioni che vanno a interrompere il ritmo. Centrale periferico non c'è, vero? Ok, prendiamo le compressioni. Ok, è stata appena fare la maschera. Perfetto. Così Maria Sofia puoi continuare la compressione in continuo. Sono 3 minuti dalla seconda adrenalina, quindi la possiamo ripetere. Allora, vogliamo ricapitolare per capire perché ho ancora la sistoria? 14, 15. Facciamo dare 0,17 mg adrenalina, seguiti da 10 ml di flush rapido. Allora siamo sempre di fronte ad un arresto cardiaco da assistoria che non si sta dissolvendo. E come cause, verosimilmente potrebbe essere... Tossici ovviamente non li abbiamo. Okay. E Lega non l'abbiamo. Lega non l'abbiamo. Però per il tamponamento cardiaco non lo possiamo escludere perché non abbiamo fatto un focus, non lo so, vogliamo... ma finché hanno gli anni non possiamo farlo. Ripercorrendo le cause, abbiamo qui ragazzi, ipovolemia, abbiamo fatto addirittura due boli per portare di 20 ml di chilo. L'icosia lo stiamo ventilando anche con la maschera, quindi siamo sicuri che le vere sono ben gestite. Acidosi non lo sappiamo. Ipoglicemia a 70, quindi possiamo avere un altro destro stick con la glicemia? Sì, sempre 70. Ma il potassio non lo sappiamo, l'ipotermia aveva un 35, quindi è compatibile comunque con lo stato di arresto cardiaco e non come causa. E pneumotorace l'aria entrava bilateralmente, tamponamento cardiaco. Ragazzi, sta respirando dentro il ventilatore. Ok, interrompi, togli la maschera, però mantieni la maschera con ossigeno. Vediamo se. Il posto centrale c'è, periferico anche. Ok, guarda come respira, quanti atti fa minuto, intanto mettiamo l'ossigeno, eventualmente proseguiamo con la ventilazione. Saturazione è 98. Ok, proviamo a prendere la pressione. Rivalutiamo quindi da capo. Le vie aeree sono aperte. L'aria entra bene bilateralmente? Ci sono rumori particolari? No. Abbiamo una saturazione al 98% e lo ossigeno con maschera disattivata. The nurses tell you as you were running into a room,
that this is a 5-year-old that was admitted about 2 hours ago into the ward with pneumonia. The child is lying there, is blue, unconscious, not breathing. Okay, so he's not conscious, right? Not conscious. What about the pulse? No pulse. No pulse. Okay, guys. Bridge board. Yeah, give me a bridge board, please. The rescue team, please. Alessandra, check the rhythm as soon as possible. I'm taking the calcium. Okay, guys. As soon as possible, let's check the rhythm and let's see if we have a shockable rhythm. Julia, please, you can take also the blood samples. Okay. We
fibra ossea. We are venting, but we are not seeing the entitled CO2. So there is a waveform. Okay. Number is 5. Number is 5, so it's a little bit long. Okay, so we can do a dope, please. Yeah. Matteo? The tube is dislocated, is it well positioned? How do you know? Okay, allora ragazzi non c'è il pulso probabilmente. Check the pulse, please. Stop firm. No. Ma se sentiamo gli amperaggi. No, perché lo sta ventilando. Lo sta ventilando, perfetto. Then we can we are venting gli esami del sangue l'abbiamo mandato. Sì. We can take also animal culture and inflammation indexes, so PCR and PCT. Okay, 50 seconds to evaluate the rhythm and the change. Poi antibiotico, o meglio antibiotico, e poi si funziona. Ok, CPR is good. Sì, quindi sì, quello che passa. Ok. Ready the therapy for the next cycle. Yes. Okay, guys, so we have a cardiac arrest after pneumonia. So we can take, we can think about the antibiotic. So we can prepare for a check reazione, 100 milligrams per kilo. Okay. And then we are waiting for the blood exams. We are waiting for the instrumental exams. And other things that you think about that we are missing. No, we have the eye line, we can think about the bolus. So we have finished the bolus of saline solution, the first bolus is finished now. Yeah, okay. So we can think about another bolus. Okay. Perfect. And and blood exam is something ready? No. Okay. Quindi, cosa sto facendo? Sempre l'assistenza. Okay. I send animal culture. Okay. And then I put rocefin. Okay. 100 per kilo. And then I put the second bolus. Come? E non c'è la mamma. Okay. So we can evaluate. Keep going. We can evaluate. To evaluate the rhythm. Perfect. And okay. Change your rules. After that, please, Leo, if you can check the dope again, okay? After this. Matteo is going to do it. Because I'm going to do the compression. Okay. Yeah, after that. Change. Okay. Check maybe the pulse, please. Check the pulse, please. Because maybe I see an electric. No, he has the. Okay. Central pulse. Okay, it's rising. I also think. Okay, does we have the there pulse? There is pulse. Okay, guys, we are in ROSC, okay? So we can start to evaluate from the head to the feet and we do everything, okay? Okay. Leo, let's do a dope. Okay, let's listen. The two feet in the position. Okay, so I take the blood pressure. Yeah, please. Yeah. Thank you, Alessandra. Are there any secretion to suction? Are there any secretion? Okay. No pneumothorax. No pneumothorax. The equipment. Yes, is okay. The equipment is all clear on. No. Okay. Okay. Francesca Ridobbi is all over. Right, yes, the 30, and then we can send for a blood gas analysis. Yes, please, Julia. Gas analysis, Francesca. We can ask your way is a little higher. Okay, perfect. No, it's okay, sorry. It's okay. We can call also the radiologist to the X-ray of the chest to check the pulmonary system.
This child has been brought in by the parents. The child has severe respiratory distress. Okay. Go for it. Age? Is seven. Okay. Sorry, five and is 17 kilos. 17 kilos. Okay, so what appearance does he have? He is agitated, okay. Scared. Okay. He is pale. Okay. And he is. Does he have work? And he has severe work breathing. Okay, so this cardiopulmonary failure. Let's go to the vital box. Put on your IVs, everyone, and let's get started, okay? Bertha, you're going to do airway. Bea, you're going to do ECG. Danny, you're going to do family sample and medications. Maria, Arminais, and Sonia Matilda, okay? Let's get started. Airway. Is he breathing on his own? Is he breathing on his own? Is the airway free or does he have secretions? No secretions. Perfect. Is the airway button? Yes. Okay. Raise the head for a little bit. Yeah. So we raise it. Okay. And our temporary mass is 15 liters per minute. Rest of our mass is 15 liters and 100% of oxygen. Perfect. Does it have the symptoms of respiratory distress, retraction, stridor? Severe, no stridor. Severe retractions, okay. And difficulty nasal flaring and drawing. Okay. With your weight? Is 14. 14, okay. So can you talk to me? I heard. Really? Okay. Maria, please prepare and give Sonia 2.5 milligrams of albuterol in embolization and also 250 micrograms of albuterol bromure, okay? We're going to do the first embolization in that. Do we have an IV line? Okay. Okay. Bars are present and peripheral. Also? Capillary perfume? It's 3 seconds. 3 seconds, okay. What color is he? Pale. Pale, okay. Is he alert, spontaneously conscious? He is alert. Okay. And the pupils are symmetric and reactive? Yes. Yes. Capillary glycemia. Okay. Capillary glycemia and temperature. Remove the clothes. Yes, remove the clothes. Thank you. Do we have an IV access? Yes. Okay, Maria, from there, tell me. ACDC, biochemistry with electrolytes, liver renal function, isometry also to see that PCO2, okay? We have connected the imposition of 2.5 milligrams of salbutamol, okay? And 250 micrograms of okay, Danny, do we have a sample that you can give us? Yes, something? It's an asthmatic and non-asthmatic patient, okay. No hospitalization previously, and okay. Only a respiratory distress, no fever. Perfect. At all, okay. Okay, do we have an IV line? Yes, and no allergies. Okay, should we do the first dose of corticoids also, okay. Danny? Yes, it's 17 kilos. Maria, you can prepare 55 milligrams of methylprednisolone intravenous, okay? Perfect. Skin lesions or joint deformities? Nothing? Okay, so let's recap. It's a 5-year-old, 17 kilos, severe asthmatic crisis, and we've given first dose of albuterol, and we're doing the first dose also of icotrap bromure, and we also give the first dose of IV corticoids. 35 milligrams of methylprednisolone. We will see if we get the results of the gasometry. We also raise the headboard, 100% of oxygen. We have high flow master. Well, now we're with the immunization. Yeah. One is finished. We're going to put probably a second one, okay? Okay. The B, is no, they're entering well, Bea? It's wheezing. Still wheezing? Wheezing. Okay. Breathing rate? Breathing rate? 40. Okay. Okay. Still tachycardic and the stats are around 90-91. Do we have a self-inflated mask just yeah. In case? It's have ready. And we have an ET2? No, I'm not. And a microscope just in case, okay. It gets worse, because it's also hypotensive. Also, Maria, if the metoprolol is also given, could we give a first expansion with hypocardial and hypotensive also? Okay. So, Danny? Yes, Maria prepares an asthmatic. Well, so 200 milliliters. Yes, 200 milliliters of normal saline. Okay. As fast as you can in the IV. Do we have a laryngoscope? No? Laryngoscope? Or no? No, only the laryngoscope. Okay, perfect. Make sure that you have a yeah, to lubricate. Yeah. So it's easier if you have to use it, okay?
The first nebulization is still on or is it finished? I'm sorry. The first nebulization? Still going. Still going, okay. Valeria, do you want to talk to the ICU? Yes, okay. Call the ICU. So we can call the ICU to help us? To tell them. Okay. Thank you. And also, I think we could restart just if he doesn't get better in the next 3 to 5 minutes after the first nebulization, prepare the magnesium. Okay, the supplement. Okay? Yeah, 50 okay. milligrams per kilo, yes. Remember? So. Do you have a bomb to pass this magnesium or? No, as fast as you can. And I prepare the magnesium. Capillary refill? No. 3 seconds. Okay. 3 seconds. And is he still alert? Is completely conscious? He's really having real difficulty breathing. Really can't talk. Difficult. Okay, that's a little bit of headboard for the reservoir mass, and I think we're going to. No. I don't think he's gonna let you ventilate. Put the reservoir mass because the nebulization is finished, and put the first dose of magnesium. Okay, 50 liters per minute. So you can prepare 900 milligrams of magnesium sulfate. 900 milligrams of magnesium sulfate. And Maria, we need a second ID line, okay? How much is the amount of magnesium sulfate? Sorry? How much is the amount? 900. 50 milligrams per kilo of magnesium. Okay. We have to put that one slow in 30 minutes, so okay. We're going to need a second access. He's a I can tell you this, I'm going to try a second ID line. And okay. Having really trouble with the A and the B. And maybe guys? Do we have a non-invasive system to use for respiratory? Yeah? Like a CPAP or something? I know how to use it, yeah. Okay. Yeah? So we have an non-invasive system, so we can try to help him a little bit. Okay. We have a CPAP mask with a peak of 6 at least, okay. And a high flow oxygen. Do you have a second IV line? Second IV, yes. Yeah? Okay. So one IV, guys, the expansion is finishing, and in the second IV, we're putting the magnesium sulfate. So we have 5 years, 17 kilos, severe asthma. So we give him one dose of albuterol and propofol. One dose of corticoids, we're putting the sulfato for magnesium. So we have to continue the nebulization. Maybe we can do it with a non-invasive system because that's easier. Another 2.5 milligrams of albuterol and another 250 micrograms of propofol. No, the difference is not 2 per kilo, and now there's now, okay. I don't think it has a lot of sense. The results of the gasometry? Is still waiting. Do we have pH, PCO2? 5 minutes. 5 minutes? Okay. Not yet. Okay. Mm-hmm. I'm going to charge the other 2.5 milligrams of albuterol. Perfect. 250 micrograms in the non-invasive system. But in the non-invasive system. See, the SAS goes a little bit up. Check for toxins. The liver is alert? He's the same. He's looking scared. It's not. Are you CPAP, BiPAP, high flow? What are you using? I'm CPAP. Okay. What are your settings? PEP or 7. Yeah. Respiratory of 25-30. See okay. If he goes with that. Okay. And the VO2 of 100%. Okay. And the albuterol and the hypertrochromia okay. Yeah, maybe a test. He didn't have any fever, it was just No fever. And no allergies or something to take in on a relaxing? No, nothing? No. Okay, guys. So he's still talking. Does he have a. We don't. The last broad person, what was it? This is broad. It's taken, and the last one was 80-50, I think? Yeah. It's the same. Yeah, it's getting worse, but he's not getting any better. Yeah. Any ideas? Something else to do? Corticoids? So the first expansion is already passed, yeah? It's already passed, the normal study. Okay. And the gasometry, we don't have the results yet, not yet? Mm-hmm. The gasometry, the PCO2 or pH, not yet. Okay, he's still tachycardic, but the blood pressure is still holding.
I will put a second expansion if you think you're right, not that fast, at another 10 per kilo, 200 milliliters. So it's 150 milliliters. Yeah. Prelude seems you are very insulated or delivery is large? No. No. Okay. And the level of consciousness, just in case we have to intubate him. Is he alert? Respond me when I talk. Yeah. Now he's a little bit better. He's comfortable with the non-invasive. He's a little bit better. You're on the non-invasive now, right? Yeah. Sure. He's a little bit better. Okay. Just in case we have the two IVs left, I think we should just get the medication prepared just in case that we have to intubate him. Okay. The laryngosmas. So he's not covered. Okay. Just prepare it. Okay. 35 micrograms of fentanyl. 3.5 milligrams of midazolam and 15 milligrams of poporonium. Okay, done. Okay. So guys, we have a critical patient, and I will leave this code, so please, Ale, can you start monitoring the patient? Yes, of course. And Kate, you will record the circulation. Dennis, can you put over the airways? Yes, of course. And Kami, can you take an IV access, and we will provide the medication. Serena, you did the timekeeper. So when you're ready, tell me that we start with the primary evaluation. Are the airways clear? Are they clear? The airways are clear? Airway is clear. Your okay, and the tongue is swollen or normal? No, normal. Okay. I go for IV access. Did I get it? Okay. I think it has some missing bilateral, is it right? Okay. And the respiratory rate is 40. 40, so. 5. Okay, then about the C or the tongue, that's no, no, normal. Okay, about the C, I hear normal heart sounds, but he's tachycardic, 140. Yeah. I feel normal central pulses and also peripheral pulses. They're bounding. Bounding, okay. Okay. No liver, and extremities are, how are the extremities? Warm. Okay, okay. And rapid time? Two. 2 seconds, okay. Okay, what about the D? Can you check the pupils? Okay, I'll check. How is his name? What's his name? Yanni. Okay, Yanni, how are you? It's a little bit saturated, so I start with a repeated mask, 15 liters of oxygen. Okay, the patient has a sinus tachycardia, yeah. And it's nearly intensive, it's 50%, it's 80. It's so, yeah. Does he respond to verbal? He's awake, but he can't talk. Okay. And pupils are round, equal and reactive to light. Okay. So, Kami, if he has a wheezing, we can prepare for albuterol. And when you are ready, can you check the blood, the capillary blood glucose? Yes. What about the E? Does he have any rashes? He has hives, urticaria. Okay. Capillary blood glucose? Capillary blood glucose. Oh, he's at 70. Okay, and I'm taking a blood gas analysis and lab test. That'll be 5 minutes. Okay. So we prepared for albuterol and adrenaline. Yeah, he has The temperature of the patient? 36. Okay. So guys, we have probable septic shock, anaphylactic shock with wheezing, and it's nearly hypotensive. So we prepare for intramuscular adrenaline, and we can start RSO with the Can you call for help? Okay, so the patient now is
Okay, coming in, you want to prepare for a fluid bolus and be ready for a second epinephrine. We have an hypotensive shock, so it's it could evolve to cardiac arrest, so we have to stay prepared. And if you want, you can stay prepared with the table. Okay, okay. I can find the table. Okay, so I'm ready for normal saline bolus 10 and a half kilo. Okay, sorry. In 15 minutes, maybe it's an Okay. Is it really I think it's really bad to dilate it. He's awake. He's awake, yes. Okay. Scared. I tried to give him some copper with some. Are you okay? We call the ICU. The parents are not here. We gave adrenaline. We gave adrenaline. We started the ARS with the bolus. And we started the fluid bolus. Should we think about getting an IO and maybe a vasoactive agent? Yes, we need the two ARSs. Do you want to try another IV? So I'm trying for a second IV access. Did I get it? Okay, thank you. Okay, right. So we can administer metoprednisolone and clofenamine. Yes. And if it's not responsive to fluid therapy, we can be prepared for vasoactive adrenaline. Okay. If it doesn't respond, I think we should think about an IO because it's faster to give fluids. And we have two IV lines. Do you want to start the re-evaluation? Okay, the airways are still clear. Okay, no swollen of the tongue. Okay. I administer 1 milligram per kilo of metoprednisolone. Can I hear a streaker or something like that? Okay. The patient is still hypotensive. And the wheezing is still present or not? Still present. Okay. How about the cardiovascular, normal central pulses and bouncing peripheral extremities are cool, but okay. Warm, yeah. Okay. Warm extremities. Okay. Okay. So I've administered the metoprednisolone 1 milligram per kilo, now I'm ready with clofenamine, so 0.2 milligram per kilo. Good. I think he's still in anaphylactic hypotensive and anaphylactic shock. Yes. So we can think to redo the EP. Intramuscular EP, right? Yes. Severe distress. Severe distress. Lot of difficulty handling. Okay. I'm calling again the ICU and maybe the ENT for a difficult intubation. Yeah. Okay. And he's still awake or responsive. Okay. Can I talk with his mother in order to maybe come here? Okay. Some comfort? Okay. Okay, I'll be booking him. So can you think of something more about the respiratory? Yes, maybe we can think of the high-flow nasal cannula to help him. Yeah. He's breathing by his own, so I will not beg him now. But maybe we can start a high flow nasal cannula. Yes. What do you think about the ICU for already call the ENT for because it could be a difficult intubation because of the mouth. Should we do another recap? Yes. Okay. So the pressure is a little bit improving, but it's still hypotensive. Okay. Can you start a second? I can administer. I think I will do it by hand. Okay. I start oxygen with nasal cannula, 36 liters with 80% of oxygen. And aerosol back to back with albuterol. Yeah, the second aerosol, Okay. And we can repeat epinephrine. If not, we can start a continuous. If it doesn't work, we can start a continuous infusion. So we have I finished the first bolus. Okay, so I'm preparing for the second one. Do you want to do a recap? Did you redo the second epi in pharmacology? No. Okay. Right. So I'm administering the second dose of epinephrine. Yes, second epi. In intramuscular, second. Okay. I'm fully prepared to start a continuous infusion because it's not responding and we can never rebound. Yes. So guys, can we recap? Yes. We had a 5-year-old boy with a distributive shock, hypotensive shock, probably anaphylactic shock, with wheezing and hypotension.
So we started for the respiratory, part, also with albuterol and ipratropium. Mm-hmm. We administered metoprednisolone and we started hydronasal cannula. We administered 2 intramuscular rehab and fluid bolus. We are ready to start with second fluid bolus and eventually also vasoactive infusion. It could be we have 2 access, so we can start. Yes, if you want it, it's not responsive, so Kami, can you start the other access, so and you continue to increase in the other. Okay, right. In the first access, I'm administering normal saline dose, and the other one, epinephrine infusion. Okay. Dose of the epinephrine infusion? 0.02 micrograms per kilo per minute. If you want to 0.05, and then we touch it in order to okay. Is I'm checking the blood pressure again. Was it seizure? No. Ah, okay. Is zero responsive to patients? Okay. Severe distress. Severe distress. Okay. Do we have the result of blood gas analysis? Thank you. Thank you. So we have a pH of 7.25, PCO2 of 60, and PO2 of 50. And bicarbonates? No bicarbonates? Sorry? Bicarbonates? Bicarbonate is 12. Okay, right. Do you want to check if the patient has any reflux signs? And we can administer more quickly the fluid, maybe. Okay, done. Avviare un bolo. Allora io carico.
Prepariamo subito dopo l'adrenalina. Ok, sì. Secondo me ogni massaggio va bene. Vai, via tutti ossigeno. Un po' d'ossigeno. Vai, scarico. Vai, continuo. Ok, facciamo quindi 2 minuti di RCP senza interruzioni. Abbiamo già fatto la prima scarica, abbiamo preso la gente caos subito. Benissimo, luci. Perfetto. 5 ml di Stiamo mettendo un presidio sovraglottico, mettiamo ovviamente anche l'entrata del CO2. Sì. Ok, maschera è inserita, raggiunti col massaggio. Io intanto ho preparato la adrenalina da fare in sì, appena facciamo la scarica, la somministro, 2,5 ml, mi dite voi quando posso somministrare. Sì. Vai giù, sì, ce la fai? Se no mi dice, okay, sì. Magari ci dici a cambio quando mancano sì. 2 minuti di ragazzi, sono una fiera, non so se una? La capnografia la capnografia non sta non ci dà il segnale. Quanto manca? Abbiamo messo l'entai da CO2, abbiamo la caccia. Le ventilazioni di scambiate. Ho 2 minuti, chiedere la temperatura corporea. Non ce la faccio. Perfetto. 70. In che senso? 70 mg. Ok, la glicemia. Ok. Quindi bene, temperatura. Volevo mettere anche il temperatura, ok. Ok, si è passato il tempo. Sì, ok. Ok, prepariamo, visto che già abbiamo fatto l'adrenalina, prepariamo la lidocaina, 1 mg per chilo. Ok. Io già penso che stavo entrando bene, non lo leggo anche. Ok, terza scarica. Ma se non lo... L'entidal è sempre... Ragazzi, mancano 30 secondi. Io ce la faccio. Perfetto. Scusatemi, l'entidal è sempre 5. Ok, a che stiamo quindi con la rete? Mancano quasi 15 secondi. Ok, abbiamo qua secondo stato il secondo ciclo, va bene. Io ce la faccio adesso. Ok, mancano 15 secondi. Che sta 25. Quindi facciamo 6 ore. Ok, praticamente. Sono passati 2 minuti. Ok, valutiamoci. Polso, ritmo e adesso subito l'adrenalina la esatto, subito la faccio la scarica. Ritmo, sempre. No. Io non sento. Non c'è polso, vai, comunque comunicazione attivare, se vuoi la scarica, dobbiamo fare la CC. Quando? Ok. Dimmi dove ho sta caricando. Ricarico, non toccare il paziente. Via, via, via. Oxygen.
Verifico la 5 ml di adrenalina, faccio anche un pulso di fisiologica. Ok, va bene. Abbiamo richiesto il sangue, abbiamo richiesto l'RX, chiamato rianimatore e cardiologo. Abbiamo anche richiesto la rettificazione del ritmo, l'ecofast. Ok, esatto. Sì, abbiamo preparato la lidocaina per somministrarla dopo l'adrenalina, caso non. Ok. Ovviamente potrebbe essere un quadro di dovremmo cercare di valutare se tiene emotrace, tamponamento cardiaco. Facciamo sì Alessia, se riesci facciamo il tempo. Chi posso? L'abbiamo chiesto, non è ancora arrivata. Pure il testo, niente. Ragazzi, non abbiamo nessuna informazione, soltanto il trauma adesso, quindi né delle allusioni né niente. Ok, se prendo comunque anche a capello, il bolo è ancora in corso, noi abbiamo fatto un bolo di 5 ml in 10 minuti, quindi lento per sostenere il circolo. Sono... è ancora in corso. Ok, perfetto. Ragazzi, mancano 20 secondi. Allora, proviamo a pensare alle cause versibili, ovviamente in questo momento diciamo, l'ipotesi più probabile è che il trauma abbia causato un tamponamento cardiaco o un emotrace percorso, quindi stiamo aspettando però diciamo, uno strumentale per confermarlo, nel frattempo massaggiamo, abbiamo cercato di correggere l'ipovolemia e con i bolli spegnere il percorso cardiaco. Vediamo turgore delle giugulari, deviazione della trachea. Non c'è polso. Ok, non c'è polso, continuiamo. No, niente, deviazione. Somministra 25 mg di lidocaina. Va bene. Allora, ragazzi, l'emogas abbiamo un pH di 7,25, una pH 2,60, una pH 2,50, solo questo? Sì. Ovviamente, anche un sonnino nasogastrico è aumentato. Sì, volete chiedere una cosa? Ah, sì. Se il l'emogas siamo a quasi un minuto dall'elezione. Ragazzi, scambiate. Ok, abbiamo messo un sondino nasogastrico. Ok, quanto manca? Nel cardiologo, nel rianimatore stanno andando. L'animatore è chiamato? Sì, ricordo. Ok, prepariamo, esatto, prepariamo il soffato di maniera. Grazie Alessia. Si sta muovendo, La tollera. Polso. Coughing, sentiamo. Polso lo sento. Non tollera la maschera, no, no, tollera. Ah, la tollera. Polso lo sento, l'avevo già tolto. Abbiamo tolto la maschera laringea, stiamo ventilando ben meglio. Ok, giusto, cosa vedi al monitor? Al monitor vedi una frequenza di 118 sinusale e poi l'indicatore di 36,90, una frequenza respiratoria di... Ok, ciao. Unconscious. The only history
the paramedics tell you is that the child had eaten some pills at home. Okay? Go. Here? In the emergency room. Okay. Yeah. Ok ragazzi, controlliamo subito la coscienza, un bambino che ci viene portato, adesso è cosciente. Ok, subito polso e respiro, mettiamo le piastre, iniziamo a metterle. Controllo, non c'è polso, non c'è respiro, ok. Arresto cardiaco, mettiamo la tavola, Gedel, iniziamo a mettere il passaggio, facciamo le piastre. Vale, inizia a prendere un accesso. Yes, already an IV line. No, okay, I tried to... Ok. Prova a vedere se trovi l'accesso. Ok, metti anche subito la mano. Ok, vai. How's the weight? Allora, the weight... 18. Ok. Ok, I put an ok ragazzi, arresto cardiaco, ritmo defibrillabile, appena sei pronta. Stiamo caricando a 2 joule per chilo. I'm charging 36 joules. Ok, via tutti. Everybody? Ok. Scarica, ok. Riprendi subito? Ok. Allora ragazzi, siamo di fronte a un bambino di 3 anni in arresto cardiorespiratorio da ritmo 5 anni, arresto cardiorespiratorio da ritmo defibrillato. Abbiamo fatto una prima 5 anni, una prima scarica a 2 joule per chilo. Vale, tu sei riuscita a prendere un accesso, prendi anche un altro accesso. Ok, chiama adesso. Ok. Ok, appena sei pronta Valeria, diciamo, riveriamo anche un altro accesso, per favore. Settimo ciclo. E prepara, inizia a preparare un'adrenalina, ok? Va bene, allora, cause di fibrillazione ventricolare sono cardiopatie, ok? Alterazione del QT, quindi appena Vale ha preso l'altro accesso, prendiamo un ega arterioso, un ega venoso arterioso, prendiamo gli elettroliti e valutiamo se ci sono alterazioni del potassio o anche del calcio, ok? Ha preso dei farmaci, sentiamo, prendiamo un tossicologico e chiamiamo per favore il tuo assistente, ok? Ok, can I get the second access? Yes. Ok. Ok, I do exams. And toxicologic. Ok. I call the cat. Ok, ragazzi. Analisi. Ok ragazzi, pensiamo che una fibrillazione ventricolare la può dare, le possono dare i triciclici, quindi valutiamo adesso appena possibile le pupille. The pupil? Ok, the pupil. Okay, everybody here? Ok, reactive. Ok. Fibrillation, midriatiche? Midriatiche, ok. Ok, siamo quindi al secondo shock a 4 joule per chilo. Abbiamo detto che è fibrillazione ventricolare, è midriatico, potrebbe aver assunto triciclici, quindi l'ega è arrivato, abbiamo un ega. L'adrenalina è pronta. I'm injecting an advanced IV, are we? Ok? Allora, fai l'adrenalina. Emogas. Ok, testo emogas. Allora ragazzi, abbiamo un'acidosi. I'm inserted in advance, are we, ok? 4 e 5. Bicarbonate? No bicarbonate? 12. Ok, ragazzi, potrebbe essere un'acidosi metabolica, potrebbe essere al bicarbonato, io farei un bollo di bicarbonato se siete d'accordo. Ok, un okay. Chilo? Sì. Sentiamo Anna, per favore, il cardiologo, ok? E iniziamo a preparare... ok, iniziamo a preparare anche farmaci come la lidocaina, la amiodarone no perché potrebbe allungare il QT, quindi la amiodarone lo lasciamo per il momento da parte. Ok, can I start with bicarbonati? Sì, un mec pro chilo, vado di bicarbonati. Ok ragazzi, quindi... Fusion bicarbonati di... Arresto cardiorespiratorio, ritmo defibrillabile, abbiamo fatto 2 shock, abbiamo fatto un'adrenalina, abbiamo fatto il sodio bicarbonato perché sospettiamo che l'arresto sia da tossici, ok? Tra i tossici i triciclici, abbiamo allertato la terapia intensiva, abbiamo allertato il cardiologo, abbiamo preparato già la lidocaina, non so se il cardiologo ci dà un feedback per farlo, siamo al secondo
shot, quindi prepari quanto manca al terzo, 30 secondi, ok? Sì, allora, però appena va, vai, sì. Quanto manca? Sì, bicarbonati, infusione e riposo. Abbiamo fatto i bicarbonati, sì. Sto preparando la lidocaina. La lidocaina preparata. Però solo l'ho preparata. Esatto. Aspettiamo il cardiologo. E aspettiamo anche il terzo shot. Ok, andava a parlare con la mamma e cerca di capire che tipo di farmaci. Sì, la ventricular fibrillation. Ok, quindi dobbiamo prepararci al terzo shot. Aspettiamo il filo. Ok. Ok, terzo shock. L'adrenalina è pronta, l'adrenalina quanto? Abbiamo fatto una adrenalina, ok, abbiamo fatto i bicarbonati. Siamo al terzo shock, il cardiologo ci risponde per fare la lidocaina. Possiamo fare la lidocaina, ok, possiamo procedere con la lidocaina a 1 mg per chilo. Ok. Ok. 18 mg. Ok, l'idocaina fatta, va bene, continuiamo. Quindi siamo al resto cardiorespiratorio, abbiamo fatto tre ritmi di brillabile, abbiamo fatto tre shock, flow con fisiologica, ok? E pensiamo alle altre cause, l'ipossia la stiamo correggendo, l'ipovolemia adesso facciamo il volo. Acidosi l'abbiamo corretta, alterazioni degli elettroliti non le abbiamo, la glicemia. Allora, I prepare a bolus of normasalin 10 mg per chilo. Do you have glucose? 70. Ok, la glicemia va bene. The temperature as well? The skin? Okay. La temperatura. Ok. Allora, possiamo sentire il cardiologo se viene ci fa un ecocardio o possiamo, se possiamo avere un focus. Poiché dobbiamo pensare a tamponamento cardiaco, una pneumotorace, anche se non sembra esserci stato. Anche se la fibrillazione, una commozione cardiaca se ci potrebbe stare. Ok, quindi. Okay. Trauma, non abbiamo storia di trauma, la mamma ce l'ha portata incosciente, quindi non abbiamo. Solo la data di nascita. Do you have some accents? No. Ok, I'm no? Shocking in 3, 2, 1, go! Ok. Posso preparare la seconda? La diagnostica? No, sarà. Ok, va bene. Allora, quindi arriva la seconda. Ok. La tip sta arrivando. ICU, the ICU is coming. Ok, okay, se sono passati 3 minuti dalla prima adrenalina. Ok, lei va con la seconda. A questo punto prepariamo anche la l'amiodarone, ok? Abbiamo messo un Entidal. Ok, quanto ci dice l'Entidal? Non so se un Entidal. 5. Okay. 5, ok, non stiamo assaggiando bene. Il non prima di tutto. Vai, la misura mai cambiata, ragazzi. Quanto è l'entitled adesso? Sempre 5. Sara, vuoi provare ad ascoltarlo? Prova ad ascoltarlo. Do I feel ventilation? Normal. Ok. Abbiamo escluso tutte le cause, ossia l'ipovolemia la stiamo correggendo, l'acidosi. Vogliamo riprovare a prendere un EGA, quindi abbiamo due accessi. Prendiamo l'EGA, ok? Lo ripetiamo dopo i bicarbonati. I try to take a blood gas. It's good. Ah, ok, ancora. Ci vai. Non abbiamo alterazione del potassio 4 e 5. Il calcio. Il calcio è uno, ragazzi, il calcio abbiamo col basso, proviamo a correggere il calcio e nel resto abbiamo un vaso centrale, io farei col calcio cloruro se siete d'accordo. Ok, per 2 ml di abbiamo il traosta, quindi facciamo 0,2 il calcio cloruro. Ok. Così. Okay. Il calcio cloruro. Cloruro. Ok. 5 minuti. 0,2. 0,2 per chilo, 3.6. No, no, adesso lento, ok? Ok, 5 minutes. Ok, girls,
I have now 37 and final. Quanto manca le rivalutazioni? Okay. 2, 1, ok, rivalutazione. Ok ragazzi, rivalutazione del ritmo, tutti via. Ok, now we have a six run, right? Ok, sentiamo se c'è un polso. Senti, ok ragazzi, siamo in rost, ok? Siamo in rost, continuiamo a ventilarlo, vediamo se toglie la laringe. Di advanced airway. Tolerates the advanced airway. Ok, quindi assicuriamoci un'ossigenazione. Ok. Tra... Sì, analisi del ritmo,
ossigeno per la recipiente. Quanti minuti sono passati dalla prima del è sempre un assistole, rivede la recipina, non è defibrillabile. Riprende la recipita? Vale, quanti minuti sono passati dalla prima del camino? Un minuto, esatto, adesso. Ok, un minuto, ok. We are waiting for... Decimo ciclo. L'anestesista è arrivato. We have the results of the examinations. Undicesimo ciclo. We have the Mogas results. Okay. Dodicesimo ciclo. 6.9. Ok. La C2.70. Ok. Si verrà P2.50. Tredicesimo ciclo. Torniamo alla balanza. Ok, abbiamo un'acidosi respiratoria molto grave, dobbiamo cercare di ottimizzare l'ossigenazione di questo bambino. Ok, Silvia, stai posizionando una barriera, ok? Mettiamo anche un empire al CO2. Sì, c'è stato quasi un minuto fa. Ok, metto l'empire al CO2. Attivate il rilevatore. La traccia della CO2. Entitled 50? 50? 5-0. Okay. And it's coming down. It's coming down. It's coming down. La CO2 è temperatura. È morto durante l'RCP, 10 secondi alla prossima analisi del ritmo. Ok, ok. Quanto manca la prossima? 20 secondi, ok. Analisi del ritmo, interrompere le compressioni. Ok, Silvia, chiudi l'ossigeno. Il ritmo non è organizzato, riprendere le compressioni. Ok, riapri. È una sistole. Tra 5 secondi possiamo fare la seconda adrenalina. We are ready with the second dose of the adrenalina. Ok, sì. Ok. Ok, puoi fare la seconda dose di adrenalina. Ok, quindi siamo. Abbiamo fatto in totale 3 dosi di adrenalina, 2 dosi di adrenalina. La temperatura va bene, ma abbiamo anche delle emocolture e emocromo urgente. L'emocromo era già andato con Kais. Però It's five. Okay. Very low. It's very low. È davvero bassa, 5 in time. Okay, direi che non sono una guerra. There is a waveform. Okay. Prova a stirare. Ma prova a stirare. Quindi non è una piatta, ce l'avete l'onda. Ok. Ma è a 5. Ok. Ok. Forse dovremmo ritornare. Sì. Ascolta prima. Andiamo a vedere se le diere sono perdie. Proviamo ad ascoltare il torace. Io preparo un'altra dose di adrenalina e capire dopo. Altri 2 ml sono pronti. Sono puliti i polmoni. Sono puliti. Sono puliti. Ok, non smetto. Ok. Mi sembra che lo stiamo vedendo. Lo ventiliamo, non lo prenderemo mai. Allora, aspetta, rifaccio i correttivi. Aumentiamo la pressione, aspira un po' le pressioni, richiamo l'anestesista, hai il cuore che è l'anestesista, e che è il resepio, ed è fisiologico, ok, we have a critical patient, if you can arrive as soon as possible, io in acidosi, quindi comunque su base respiratoria dobbiamo correggere la base respiratoria. Quanto manca la adrenalina? Un pozzo durante la RCP, okay. Prepararsi la prossima analisi del ritmo. Dobbiamo correggere la base respiratoria. Analisi del ritmo. Interrompere le compressioni. Sempre assistere. Non defibrillabile, riprendere le compressioni. Ok.
Puoi fare tra 10 secondi la seconda adrenalina. Ok, we are ready for the corto adrenalina. Ok, sono lo stesso. 2 ml, sempre di una soluzione. Ok, allora abbiamo fatto tra la dosi di adrenalina. È sempre il ritmo defibrillabile, una gas analisi con una cirrosi respiratoria grave. Possiamo riuscire a e abbiamo detto che la sospensione è buona, asimmetrica, quindi non pensiamo ci sia una causa definitivamente polmonare. Abbiamo cercato di riposizionare il diaere, l'abbiamo aspirato, i campi polmonari sono liberi. È simmetrico, abbiamo detto. Ah sì? Ok. Sta facendo antibiotici il bambino in corso, giusto? Già aveva in corso una terapia antibiotica per la polmonite. Ok, facciamo anche un destro? Sì? Ok. 70. Ok, mi segnava bene. Ok, stiamo aumentando, vediamo ora. Ok. Quindi la impalpa sta risalendo. Ok. Ok, bene. Un po' più profonde le connessioni. Questi sono punti di essere diversi. Quanto la posso dare di più? Dobbiamo aspettare la sentenza. The patient is again unconscious, is again unconscious. Basta, io direi che sì, aspettiamo. Cosa aspettiamo? Ok. Segni di osca. O si muove. In teoria anche l'interazione due che sale. È un po' risalendo. Ok, è passata la prima adrenalina. Puoi fare la quella di ok. Un bozzo durante la RCP, prepararsi alla prossima analisi del ritmo. Thank you.
start, how is the aspect of the baby, the color? So he's five, he looks scared. Okay, allora, andiamo a fare parlare in Italia and take an access. And start with the evaluation of A and B. Okay, I put you in a prepare also adrenaline, because it's probably the airways are open and is infection. Okay, quanto peso? Okay. 20 kg. Can I get the line? Can I get the line? I try another one. Okay, okay. Can get the mother or the father to stay here? No. Okay, so can I be there? Aerosol with adrenaline, soluzione racemica 3 ml. Okay. Okay. Aerosol with adrenaline, soluzione racemica 3 ml. Starting now. Aerosol with adrenaline con soluzione racemica 3 ml. Perfetto. Ritmo sinusale tachicardico 155 per perfetto. Pressione 58. Che va bene per la testa. Ok, continuiamo. Okay. Abbiamo un accesso venoso. No, devo provare a prenderne un altro. Prendere un altro accesso venoso. Ci siamo alla B. A un gruppo di sono il controllo delle vado con la sciaccia come è l'espansione? Come si espande il torace? Pupils 90, 91, miglioramento della saturazione.
70. Io sto sentendo. Chest is not moving. Secretion. But he can maintain the airways open. You're bagging and the chest is not moving. He's conscious. What are you asking about? He's unconscious. Possiamo mettere la chiedella. Sì. Vabbè. Ok, posizionate la panna al chiedella, ascoltate con rettili della ventilazione. Okay. Mr. Sopa, ok? Okay. È posizionato bene. Send you back to the room, yeah. And I'm going to bring the
the other group in right now. Okay. Ok, but bilateral. Ok. Farmaci.
60 e una frequenza di 160, ma la saturazione è ancora una di estro. Ok, va bene, ma noi abbiamo il distress e stiamo gestendo le vie aeree con l'ossigeno. Ossigeno al 100% e con l'aria di adrenalina. Ci abbiamo un accesso veloce? Sì. Perfetto, ci prepariamo a dare il desamipasone, ok? Ipotizziamo 20 kg, 20 kg is the estimation of the weight. Sono 12 mg totali di desamipasone. 12 mg di desamipasone, perfetto. Il desamipasone faccia la fascia di 10 ml di sodio. Abbiamo una saturazione 96. Ok, mettiamo in comfort e proseguiamo così. Posizione di comfort e proseguiamo così. Ok, refill. Refill the sea, the circulation, do we have something? Grazie. Vascolari. Cardiovascolari, sì. E niente, allora abbiamo auscultato, il torace si sente solo lo stridor, corretto? No wheezing. Is the stridor, of course, of course. Do we have a pulse? Good pulse? Yes, sono tachicardici, non so le estremità, l'addome. The abdomen, do we have a refill on the liver? Perfect. Refill. Refill time. 2 seconds, very good. Right. Elena, scusa, vuoi che allerto comunque la rianimazione per un distress respiratorio severo? Ma siamo alla rianimazione e stiamo già facendo l'ossigeno al 100%, abbiamo fatto una serie di adrenalina in inalatoria e il desametasone. È una ostruzione delle altre vie aeree. Sta perdendo coscienza. Io per okay. Coscienza. Sì, metto una tavola rigida. Il muro è che funziona anche bene. Ok. Okay. È un gruppo verosimilmente. Sì. Ok. Ho la gadella. Ma c'è edema della lingua? Ok. Non vedo edema della lingua. Edema of the tongue, did we see something? No. Ok. La gadella tollera? Gedel? Tollera la gedella? Sure. Ok. Ok, ossigeno al 100%. È già al 100% l'ossigeno. Lo ventiliamo. Lo ventiliamo, ma se non ritorna solo ventiliamo. Ok. L'ambu con reservoir. Ambu con reservoir. Pressione 92 su 60, ripresa. Ok, perfetto. I polsi sono validi? I polsi sono validi, perfetto. Una glicemia ce l'abbiamo, un emogas. E fai partire anche gli esami. 70, la glicemia. Ok, glicemia 70, lo supportiamo con 2 ml continuo, quindi 40 ml di estrosio al 10%. Grazie per l'emogas. Si solleva simmetricamente. Chest is not moving. Ok, si muovendo. Ok, proviamo la laringia. Mi preparo con la laringia. Mi raccomando, lubrifichiamo la laringia prima di inserirla. Qui, laringia. Faccio un sample veloce alla madre. Grazie, sì. Chiedo alla madre se ha allergie. Ho messo l'infusione, sì. Sta andando. Sì, perfetto. Sul sample qualcosa di particolare? Sì, sentila. Sta vedendo l'angolo. Ok. Is it... Hai messo un capnografo? Ventilating? We put the LMA. No. Il torace non si solleva simmetricamente. Not moving right. Allora ragazzi, un esempio, questo bambino di 2 anni è un ex prematuro grave con sintesi di broncodisplasia, okay. Ha avuto 2 gruppo precedentemente a questo evento, non allergie, ha farmaci e non sappiamo nulla della storia clinica. Ok, facciamo tutti i correttivi della regolazione. La laringia stava andando in questo momento, okay. Verso la medicina. E l'altra sera come c'è un displacement o qualcosa? Il displacement della trachea? The trachea is straight. Yes. Sì, sì. Dimmi, okay. Giove. Non tenete in considerazione la FCO2 perché l'intubazione non è avvenuta. Ok, certo. Preparo il gestione avanzata delle viene con l'intubazione. Percepisco il murmure solo a sinistra, adesso non c'è molto. Ok. Non si muove. Bilateralmente, boh. It's not moving very well. Ok, intubiamo. Ok, preparo l'intubazione. Prendete il tubo, per favore. Sì. Allora, i grandi abbiamo 4,5 come lama, profondità di 13,5, una Miller numero 2. 30 secondi, trovo l'intenzione. It's not working. Non sta funzionando, non riuscite ad inserire il tubo. E come riusciamo? Possiamo assolutamente. Non riuscite ad inserire il tubo. Elena, non siamo riusciti a guadagnare l'intubazione. Lo ambiamo per 30 secondi. Lo ambiamo per 30 secondi e
l'abbiamo avvisata. Facciamo l'adrenalina, siete d'accordo? Proviamo con un'adrenalina. Proviamo l'adrenalina intramuscolo, sì. Ok? La facciamo comunque a 0,1 per chilo. 0,1 per chilo, intramuscolo. There was no response to the inhalatory adrenaline, so we decided to inject. 0,2 mg totali intramuscolo, non diluita. 88 su 58 pressione, saturazione 76. Riprovo con l'intubazione. La frequenza com'è? 30 secondi da ora, 30 secondi da ora, the anesthesia, we have difficulty, maybe someone is more expert. Chiamata, allertata. Ok. Possiamo arrivare sicuramente con la gadget. Cioè si sta sente il murmure e fiebre. Ok. Faccio i correttivi della ventilazione. Allora, la maschera e la camera sopra. Facciamo un carico al salbutamol in aerosol, facciamo l'anoprolis basico grave, ci proviamo, il cortisone l'abbiamo fatto, l'adrenalina l'abbiamo fatto, è un'ostruzione delle arterie aeree, proviamo col salbutamol. Okay. Albuterol, 2.5, we try. 10 gocce salbutamol. Sì, la frequenza regge, la saturazione non è adeguata. Ok, ci siamo, attacco meno 4, forse è presente, centrale periferico. I polsi sono presenti. Ok, ossigeno al 100% col salbutamol. Non ha secrezioni questo libro. No, secrezioni. No. La temperatura? Temperatura? Non c'è febbre. 36, perfetto. Non c'è febbre, ok? Ok. Il torace si espande bilateralmente? Better? With the albuterol? No, nothing changes, ok. Do we want to change the someone else knows how to intubate? Qualcun altro che sa intubare? No, I don't. Ok, aspettiamo aspettiamo. La laringe l'abbiamo provata. Sì. Proviamo a provare. Clara, you will help me, okay? Are the airway free?
It's open. Is there room for aggression? A bit. Yes, small. Is there room for our body? No problem. Not for our body. Yeah. Section and great, can you prepare a peripheral access if you can? And a vascular one? Yeah. Are the airways too free here? Yes, it's okay. Clear. And okay. He's barely conscious, yeah. So I'm making him patients. How is the respiratory rate? It's 30? Yes. Okay. How is the work of breathing? In drawing, it's a little bit of retractions. Okay. And in drawing, okay. Is my peripheral access a success? I'm assuming. We have a peripheral access. Okay, perfect. Yeah, is it symmetrical? Yes. Is there any additional crepitations? Okay. Bilateral. Bilateral. Okay. Bilateral. Okay. Can you call the X-ray radio? Yes. 3% maybe we can probably some oxygen. Yes, we can try with the travel of consciousness. Can you try? With the travel of conscience, you can try with the back mask. Okay. And does he accept the back mask? I agree. Okay. So, is that he doesn't accept, okay. We will pass with the eye concentration mask, please. We don't have a question for that. Okay, that's the. And. Is he conscious? No? His eye is open. Looks around. Okay. Yeah. He's still conscious, I mean, you can raise it. Okay, are the airways clear? Is there some secretion? Airways clear. Respiratory rate is 30. How is the work of breathing? Still retraction? Same. What? Still crepitant? Bilateral crepitants and the saturation level is 94%. Okay, so we have a respiration distress. We compare with oxygen, we can pass to the circulation evaluation, please, or not? Yes. Do we have the radio or not? Then I have the refill time. 1, 2, 3. Thanks. Okay. Do we have the X-ray? Find a pulse? The X-ray? Not yet. Okay. Can I find a pulse here? No pulse. And here? And here, or here, weak. Okay. There is a lot of models. Can I have the blood pressure? 60, 65. Do I have an hepatomegaly? Okay. 4 centimeters. And the heart rate is 150. So it's the blood pressure? Yes, it's the blood pressure. So he's in circulatory failure. With trouble of consciousness. Yeah. Can we have an ultrasound at the emergency or not? I think. Okay. So we have circulation failure with a sign of cardiogenic shock. We will try to put some support aminergic. We can try the vitamin. Can you check the protocol with the dose and tell us? For 20 kilos, please. I'll go to ask some questions. Yes, can you ask the mother if there are past medicals about cardiopathy or something like that? And if she takes medicines, I'll ask for an EKG. So 100 micrograms per minute? Yes. 100 micrograms per kilo per minute. Okay, 100 micrograms per minute. Can you start it? I think there's something on the stop. Is there a pulse? Is he still breathing? No. Okay, so we can start. Please take the ball. Start the CPR. And start the CPR. I put the timer on. Put the ball. Put the timer. Okay. Charge the defibrillator at 2 joules by kilo, so that's 40. Okay, it sounds like efficient. It's good. Yes. 40 or 50, that's good. Charge it. Charging. Not need to charge. When you charge the pellets, we have shock level ring. Okay, ventilation is good, it's efficient. Okay, please, well. It doesn't charge. Yes, I don't know why it's not charging. It's not charging. It's not charging. Okay. Oh, yes, okay, it's charging. Okay, please tell us when you start. Okay, yes, it's charging. Okay, it's so charging. Please stop. Yeah, 20 meters, then away, charge. Okay, start again the CPR. You can change the operator. Yes. So
we have a 5 years old boy with a cardiac arrest in a possible cardiogenic shock. Can you put a second vascular access? Okay. Lisa, you make the timer at 1 minute and a half. You tell us to charge the defibrillator and to reevaluate the rhythm. Okay. Lisa, you are the inner therapist. And Corentin, you are at the compression. Okay. And Loralis, you are the CPR coach, please. Do I have an intravascular access? Chloe, can you prepare epinephrine, 1 milligram in 10 minutes, but you wait the surgery to make it. And you can prepare also Cordaron at 5 milliliters by kilo. Lisa, Clara, can you make blood samples to have ionograms? Can I have a gasometria? A gasometria? And a sugar? Yeah. Yes. And, and also a sugar level? 70. 70. Okay. Thank you. So, and potassium, calcium? Sorry. Thanks. Okay, no trouble in the. Okay. So, everything is ready for me. Okay. We can make the 4H40. Hypovolemia, do you have information from the model? The model told me nothing more than yes. We knew, no medical history, no medical. Does it vomit a lot or it stopped? No, nothing. Okay. It doesn't take any medication, it was only about the breathing. Okay, perfect. Hypothermic, can you take the temperature? No trouble in potassium. I can take the temperature. Yes. We reassess in 30 seconds, charge a defibrillator. Did you check if the ventilation is symmetrical? Yes. Okay, yes. No hypoxia, no pneumothorax. For all this, could be not. Do we have a temperature? Okay. And the toxic cause? Temperature 27, right? Toxic cause, okay. Not toxic at the. No. Okay, reevaluation, pulse. I think we have a similar rate. Do we have a pulse? There is no pulse. Okay. Do you know pulse? No. We start again the CPR. Okay, I'm charged. Stop the charge, we start again for 2 minutes. We don't okay. have a shock no, every no. It was TV without pulse, we need to do the shock. No, it's a thing. It was similar that one. Okay, we reassess in 2 minutes. Do I have a temperature? That's great. Maybe Clara, can you call the ICU? Tell them we have a cardiac arrest. And I will call them. If it was not shockable, we need to do the first epinephrine. Yes, great. You can. I have it and I have that's the great. Seven yes. 0.1 milliliters for yes. 1 okay. kilo, so about 2 milliliters. Yes. Can I call the ICU? And you okay. flush it? Okay. Yeah. I do the epinephrine and I flush it. Okay. Can you write? Epinephrine is done. Epinephrine done and the ICU is called. Okay, okay perfect. After the CPR quality is good. Okay, thanks. So let's make a point. 5 years old boy with respiratory distress and probably cardiogenic shock who presents a cardiac arrest. No curable causes. First one was shockable shock. So we make one shock and the second reassess. There is a sinusal rhythm. That without pulse, so we continue the CPR. Yeah. We will reassess after the 2 minutes. Did we already do the ICU? Yes. Yes, ICU is coming. Yeah. Maybe we can prepare to the laryngeal mask to optimize the ventilation, please. Okay. We reassess in 30 seconds. Okay, Lisa. Can you put the laryngeal mask? Yes, to give it to me. Chloe, can you prepare the shock? We will reassess. Okay. I'm charging? Yes, at 50 joules. Thank you. Okay, reassessment. Reassessment. You can continue. Ventilation and continue. Do we have a pulse? Stop. Stop the massage. I have a pulse. You have a pulse? Have okay. A pulse. And we have a sinusal rhythm. Okay. Is it patient? Some sign of life? It's not doing it. Sign of life? It's conscient? Conscient. Is he moving? Sign no. of life? No. No. Okay, but yeah, it's breathing. Okay. It's breathing? Okay. Perfect. Okay. So, team, we are in the green algorithm, so let's reassess yes. from the A, B, C, D. Lisa, you reassess the A. Is he conscious? No, he's unconscious. Unconscious. I'll be awake here. Great. No secretion. Can no you prepare epinephrine to put in continue no, in inside. Breast? No secretion, no foreign body. No secretion, but and he is breathing but slowly. Okay. Slowly. Can as we, he is still unconscious, maybe we can put a back mask. Yes. No.
No, with the bag. Yes, you can try the oral pharyngeal and then we will ventilate him with the bag mask. Can you do that? Does he accept the cannula? Yes. Okay. Okay. Does he accept the cannula? So the airway are free? 100. Not safe. Okay. So ventilation is bag mask. You can reassess ventilation. Okay. Time. Okay. Did you confuse ERC or AAG? No. We learned ERC. At the first and after the French competition, we learned the. Okay, I was curious. I think I know the answer. When you guys do one-hand CPR and that and the compressor bags, is that ERC technique? No, it's to hold the mask with four hands. Yeah, I'm curious. Ah, mi sono sbagliato, era in via di Corticella, scusa zio, scusa. Thank you.
Faccio l'emogas, sì. Ok, faccio anche
Ok. Sì, facciamo tutto questo intanto e tiriamo su anche degli indici di infiammazione. Allora abbiamo esatto, una indici di clave, sì. Quindi potrebbe essere una polmonite oppure anche un'embolia polmonare, come non aspettavano i colleghi che lo stavano assistendo. Quindi intanto direi che vediamo un attimo come va la saturazione con questi parametri, è sempre sulle 84. Direi che possiamo prendere un radiologo per fare una rilezione di questo paziente e chiamerei anche comunque un'anestesista perché non sta migliorando tanto. Sì, è abbastanza sì, siamo noi anestesisti. Possiamo anche in video magari fare anche un eco fast prima proviamo la C anche da valutare, quindi io farei una valutazione di C. Vai avanti, Chiara con la C. Ok, posso accentuare. Ok, polsi centrali deboli, polsi periferici weak, central pulse, no? Ok. Allora, vedo la pressione quella lì. Capillary refill? 5 seconds. Ok, vediamo se ci sono le estremità, se sono calde, freddo. Sì, the hands and feet are cold. Ok. Cold, okay. Sentiamo anche se ci sono segni di... signs of hepatomegaly or... jugular vein, no. Ok, direi che abbiamo un problema sulla C. La saturazione non la sento, però non la vedo più. Sentiamo di nuovo se c'è polso, ragazzi, un secondo. Can we feel the central pulse? Sì. Ok. No. We can feel the central pulse. Okay. Abbiamo una reazione cardiopolmonare, ragazzi. Okay. E mettiamo subito la tavola rigida. Siamo nella RCP ad alta qualità, quindi facciamo compressione a frequenza di 100-120 al minuto, rapporto compressioni ventilazioni 15 a 2, ossia in quell'accesso io farei partire comunque un po' di soluzione fisiologica, 10, anche facciamo 10 profili per il momento, perché era francamente ipoteso. Mettiamo le placche appena possibile, facciamo un'analisi del ritmo, ok, fermi tutti, non toccatelo. Ok, senti il polso, Giulietta, senti il polso. We don't feel any pulse, right? Ok, riprendiamo l'RCP, quindi dobbiamo fare un'adrenalina prima possibile. Okay. Allora, facciamo prima l'adrenalina. 0,1 mg per chilo, quindi abbiamo stimato 20 kg, facciamo 0,2 di adrenalina, seguito da un push fisiologica. Ok, eseguo 0,2 di adrenalina della soluzione di vita 1 a 10.000 mg, 0,2 mg. And 5 milliliters of physiological seguita da push. Yeah, perfect. Ok, prova a farmi la tua Valeria intanto. Okay. Ok. Intanto tu hai tempo per la prossima analisi del ritmo, giusto? Ok. L'adrenalina abbiamo fatto partire. Farei partire il volo di soluzione fisiologica. Vedo sliding pleurico bilateralmente. Sliding pleurico è presente? O versamento addominale? Versamento pericardico ci interessa. Non è disponibile, ok. Va bene, sentiamo allora se con le ventilazioni. Giulietta, sentiamo se con le ventilazioni entra l'aria bilateralmente, perché dovremmo sospettare un TNX, anche potrebbe essere uno shock ostruttivo. Non so se hanno avuto una polmonite del TNX, può essere una complicanza, ok? Inizia intanto il volo. Is the air entering bilaterally? Ok, sta entrando bilateralmente con le ventilazioni, quindi il TNX non è in questo momento. Abbiamo, we are currently administering a bolus of 10 ml per chilo. 200 ml okay, in 10 minuti. Prendiamo anche una glicemia da dito a questo bambino che ci manca un quello. E proviamo a risanare un secondo accesso. Sentiamo l'analisi del ritmo. Fermi. Sentiamo, do you feel a pulse? Is there a pulse? Is there a pulse? Yeah. Ok, abbiamo un ROS, ragazzi. Allora, quindi sostanzialmente rifacciamo un attimo un recap. Abbiamo avuto un bambino con una verosimile, scusate, abbiamo avuto un bambino di 5 anni, 20 kg con sostanzialmente un arresto cardiorespiratorio, probabilmente legato a uno shock di tipo o settico, perché ha una polmonite, potrebbe essere una polmonite, non lo sappiamo ancora, dobbiamo chiedere un sample, magari parlare con il medico che lo seguiva anche. In questo momento dobbiamo fare una primary evaluation per valutare un attimo parametri ABCDE, quindi partirei con
seconda A intanto. Prepara l'antibiotico comunque. Sì, prepara comunque un antibiotico. Dobbiamo risolvere il problema respiratorio. Il problema respiratorio. Se si conferma che l'ingresso è asimmetrico, dobbiamo procedere con la diagnosi. Sì. Okay. Slargato? Sì. Ok, quindi potrebbe essere anche uno shock costruttivo, però entrava bilateralmente l'aria prima, quindi intanto sentiamo un attimo come sono le vie aeree, continua a ventilarlo pure, Chiara. Le vie aeree come sono in questo momento? Ok, sentiamo se l'aria entra bilateralmente. We also asked about glycemia and we... 70, ok. Is the air entering bilaterally now? Io sento ingresso aereo. Quindi adesso entra bilateralmente. Sì. Ok. Qualche rumore? Any no. Strange sound? Pathological sound? Ok. Va bene. Allora, dobbiamo cercare di mantenere una saturazione tra i 94-99 come da posto arresto. Magari facciamo un EGA anche posto arresto, così sì. Vediamo i valori di CO2. Sì. We are trying an arterial anemogas post-ROSC. E okay. Leader, io preparerei anche un fibrino litico nel sospetto di una trombosi polmonare, sì, lo preparo. Farlo. Ok, io se si chiamare anche un radio internetista. Abbiamo già adottato prima. Okay. Okay. Dai. Li shiftiamo dall'uno all'altro. Le domande le facciamo in inglese. No, no, capirlo no. No, no, le domande le faccio in inglese. Ok? So. Eventually special to return. Ok. This is a power team. All women. Yeah. All women. By an echo this morning, that's a clot on the end of the echo. Ah.
effettuato un coagulo. Ah, giusto? Al CVC. You tell me what when to start, yeah, right? Okay, so first look, what do we see? Is a conscious patient? His eyes are open, he's lethargic, looks very tired, okay. He's pale. He's pale, and what about breathing? And he's breathing fast, and he's had a little, some retractions and indrawing. Okay. Mild to moderate. Okay, so he's a critical patient, let's monitor him. Page of the anesthesiologist, yes, please, and we will start with the primary assessment. So the baseline SpO2 is 81%. I call the anesthesiologist. I'm breathing the mask, breathing 100%. Okay, yes. And yes. Then 10 minutes, maybe we have to have a stable airway. So you are putting? I'm putting a non-breathing mask with 10 liters. Did you clear the airway? Did you see that if the airway are clear or is it? Are they clear? Are they patent? Okay, perfect. So let's see how the saturation improves, and in the meanwhile, let's move to B. Okay. The ventilation is symmetrical, chest movements, and the drawings and instructions. So. He does have retractions and indrawing, yes. And indrawing, okay. The respiratory rate is 30 and the saturation is not correct with the non-breathing mask. Okay, do you hear any pulmonary sounds? Any sounds? Sounds are clear, Paola. Okay. Clear. Okay, so in the meantime, please, Virginia, take an IV line, yes. Please. Then we will check the CBC if it's fine, but in the meantime, let's take another one. The rhythm is sinus tachycardia. Pulse is present, see it's central and peripheral, is present? No, weak. Weak, okay. This is the blood pressure that we have? Yes, is the blood pressure is correct. Okay, so we have sinus tachycardia with hypotension. I think that we should prepare a bolus of something physiologica, 20 milliliters per kilo. He has 5 years, so we expect a weight about 20 kilos. Refill, 5 seconds, and any prolonged signs? What signs? Anybody around Krapos or hepatomegaly? No Krapos, liver, 2 centimeters. 2 centimeters. Neck. Okay, maybe we can do a bolus but slower because maybe we have to assess better the heart. So, I'll put it 20 kilo in 20 minutes. Okay. Okay, let's move and do rapid DNE because we have a saturation of 86%, that is not good. So, this is what? Is he conscious? When you talk to him, his eyes open. He's tired.
tired. He's tired. Do you think we should try to bag him up and see how he responds? In the meantime, let's move to D so we can check the glucose. Puppets? So glucose or blood test? Are they react? Okay. React. Okay. Okay. Is he tolerating my enunciation? Can you check the enunciation, please? Okay. Yes. Yes. Is venting, but the intonation is medical. If you have been asked, like, yes. The temperature, please, and the exposure, so that we have. Ventilation is symmetrical. So the temperature is 36 degrees? So 36. Is 37. 37. Okay, and so. And his skin is mottled, very mottled. Okay, so we have a 5-year-old kid with leukemia, trouble breathing, and paleness. Now we have hypotensive shock, so non compensated, with a problem in B and in C. We did a bolus of 10 milliliters kilo lower. We should evaluate the heart and see if it has a good contractility. So please can you check the pulse? Yes. Pulse is present? No. Okay. Okay, so we have a cardiac arrest. Put the heart up, and the ventilation in the rate of 15 and 2. Okay. Prepare the adrenaline, please, Virgie, and put the pads on, Martin, and we have to assess the rhythm. 1, 2, 0. Okay, stop for a second so I can check the rhythm. No observation. It's a pulseless selective valve. Okay, have a beer. No pulse. Okay, so I stop the RCP and check the quality of the RCP. You will do the CT leader. Adrenaline. Yes. This is adrenaline, okay. 0.01 milligram per kilo in solution 1 to 10,000, and I will give it with a flash of physiological. Okay. Did you manage to send the ABG before? Yes. Okay, so we will rate the results of the ABG. And DTK? Yes, in the ABG there's glycemia too. So let's think about the reversible causes. 70, okay. So the reversible causes of the cardiac arrest? Yes, we did. There's no hypoglycemia. Ah, okay. Okay, pH 7.2, PCO2 35, PO2 35, bicarbonati 10. So he has an acid metabolic acidosis, okay. What about the... Okay, so we should check We're checking if I'm ventilating or not. Okay, so we can exclude the pneumothorax. Yeah. Okay. Do we have an echo fast? Yes, can we switch the echo on so we can see if there's a tamponade? In the meantime, I will do the sample so we can be more. We just wanted to tell you that we don't mask and we started the capnography, which I don't see. Okay. Con chi posso parlare? Dieci. Ok. Quindi magari potrebbe avere una trombosi o polmonare oppure coronarica, nel senso che queste siano le due cause più probabili. La temperatura non era ipotermico, l'ipossia la stiamo correggendo e ventila bilateralmente. Gli elettroliti non abbiamo.
L'elettrolite non ce l'abbiamo ancora, però mi sembra però molto sì, probabile. La carta, esatto. Cosa dobbiamo fare quindi? Abbiamo acceso le cose. Polmonare coronarica, possiamo fare un eco, io prossima rivalutazione. Io chiamo intanto il cardiologo e cold cardiologo. Ah, scusa, abbiamo detto che siccome aveva un CVC occluso è più probabile fra le varie cause reversibili che abbia una trombosi o polmonare o cardiaca, quindi adesso abbiamo acceso l'ecografo, alla prossima rivalutazione facciamo un'ecografia. And then I called the cardiologist too to do an ultrasound. Echo now. This is the right answer. Okay. So, okay. Is there? Okay. Mancano 50 secondi. Okay. Vediamo se abbiamo l'eco. Abbiamo l'eco e vediamo. Sì. Ha una scarsa contrattilità. Abbiamo un del CO2 di 32, siete d'accordo se fermiamo la RCT e facciamo una rivalutazione? Sì. Per vedere se abbiamo un rosso. You will hear a rosso? Sì. Okay. Okay, so we get a rosso, okay? So we will reassess. Air is clear, right? Try to see if I have a lung inside. Okay. Prova a vedere se ventila both sides. Yes. Paola, please. The end-tidal has to be around, yes. So around 40, but it's fine. Yes. And the saturation between 94 and 99%. So okay, keep it okay. Perfect. We'll go along with C. And in the meantime, Martina, do a 12 lead ECG, please, and send it to the cardiologist. Okay. It's coming. So okay. Okay, we will repeat the ABG. Yes. And we will monitor that it's not getting into hyperglycemia. Yes.